Terra, acqua, fuoco, aria. Gli elementi. Così la natura diventa ceramica italiana. La ceramica viene prodotta in meno di un'ora, ma dura per decenni, per tradursi in eccellenza e bellezza italiana che vive nel presente, per il futuro. Buonasera. Questa mattina in città decine di studenti sono scesi in strada in occasione dello sciopero per il clima indetto a livello globale da Fridays for Future. A Sassuolo il corteo dei giovani è partito alle ore 8:30 dal polo scolastico, passando per la sede del liceo Formigini e il parco Ducale, dove è stata effettuata una pulizia dell'area verde. A seguire il gruppo di attivisti è arrivato davanti a Palazzo Ducale, in Piazzale della Rosa. Nei prossimi giorni nel nostro TG proporremo un servizio con le voci di alcuni protagonisti dello sciopero. Anche il comune di Sassuolo ha aderito alla campagna promossa da Croce Rossa Italiana e Associazione Nazionale Comuni Italiani per chiedere il disarmo nucleare a livello globale in vista della giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari che ricorre lunedì. Tramite la campagna social Nuclear Experience viene chiesta l'adesione dell'Italia al trattato per la proibizione delle armi nucleari. Il comune di Sassuolo ha aderito a tale campagna e pubblicherà animazioni sui social. È in programma per domani la seconda edizione del trofeo Hunt Classic Car, raduno non competitivo di auto d'epoca organizzato dal Classic Club di Vignola. L'iniziativa partirà con il ritrovo degli equipaggi al Museo Ferrari di Modena. Poi, dopo la visita, ci sarà il trasferimento a Sassuolo. Le auto resteranno in esposizione in Piazzale della Rosa, mentre i piloti visiteranno il Palazzo Ducale. La giornata terminerà al Modena Motor Gallery con visita e premiazioni. Il ricavato dell'evento è finalizzato alla raccolta di fondi in favore di tutte le iniziative di assistenza ai malati oncologici, di prevenzione e del servizio di accompagnamento che Hunt offre gratuitamente sul territorio. Ed ora la nostra pagina sportiva. Fine settimana di stop per il Sassuolo di Mister Dionisi, fermo per gli impegni delle nazionali, ma non è per il Sassuolo femminile che domani scenderà in campo allo Stadio Ricci. Le neroverdi, reduci da 3 sconfitte nelle prime 3 gare di campionato, all'ora di pranzo ospiteranno la Juventus, campione d'Italia. Si prepara ad iniziare il proprio cammino nel campionato di Serie C1 invece il Futsal Sassuolo, che domani esordirà in trasferta sul campo di Forlì. Nei giorni scorsi la squadra del presidente Marco Castellani è stata presentata ufficialmente. Il nostro servizio. Presidente, allora siamo all'alba di questa nuova stagione, si riparte dall'amarezza per quanto accaduto la scorsa, la retrocessione, ma anche tanta voglia di farsi valere sul campo. Certo, si parte con una nuova avventura, e abbiamo dimenticato quello che è stata la retrocessione dello scorso anno, abbiamo provato a fare una nuova riammissione, anche se purtroppo con il nuovo regolamento non ci è stata concessa. Quest'anno con la nostra squadra cercheremo di guadagnarci sul campo quello che purtroppo l'anno scorso abbiamo perso e vedremo di fare del nostro meglio. Uno dei punti di partenza è il mister confermato perché insomma, ha fatto un finale di stagione degno di nota. Uno dei motivi per cui abbiamo chiesto il ripescaggio è proprio perché comunque lui, quindi mister Aguzzoli e molti componenti della squadra sono arrivati a quasi un miracolo perché a inizio stagione e anche a metà stagione nessuno avrebbe mai detto che saremmo arrivati ai play-out che abbiamo perso purtroppo ai rigori contro il Cagliari. Aguzzoli per noi è un punto fermo, è un valore aggiunto e sicuramente saprà dare il meglio per questi ragazzi che sicuramente saranno al top. Ecco. Guardando la rosa di quest'anno, tanti giovani e diciamo così una ciliegina sulla torta che è Bomber Antonietti.
Sì, assolutamente. Mirko Antonietti è un giocatore che abbiamo già avuto 2 anni fa nel mini campionato che abbiamo fatto accorpato al Veneto, e quindi è un giocatore che conosciamo molto bene. Quest'anno nello spogliatoio sarà lui e gli altri ragazzi che comunque fino adesso hanno giocato con noi a far sì che comunque si possa amalgamare questa squadra, questo spogliatoio, insieme a tanti giovani sui quali noi crediamo parecchio. E poi c'è anche una novità importante che riguarda il settore femminile. Sì, certo, quest'anno ci affacciamo a quello che è per la prima volta il Futsal Sassuolo Rosa, quindi la squadra femminile, dove parteciperemo a un campionato CSI tra Reggio e Modena, e siamo veramente contenti, è un motivo di orgoglio questo, e è anche una crescita continua della società. E non è l'unica, anche perché oltre al femminile quest'anno avremo anche i primi calci, oltre che all'Under 11 e l'Under 13, che quest'anno però rispetto agli scorsi anni parteciperanno a un campionato, quindi tanta roba. E da un mese ormai che lavorate, che squadra hai trovato e quali sono gli obiettivi che vi ponete? Ho trovato una squadra che mi ha seguito, abbiamo lavorato molto bene, veniamo da un precampionato che dico sottovoce è stato positivo. E ho trovato una squadra pronta, il mercato è andato secondo le nostre previsioni, abbiamo cercato di sostituire le uscite e integrare la rosa con quegli elementi di esperienza che sono mancati lo scorso anno. La rosa, come diceva anche col presidente, è una rosa giovane, ci sono anche tante conferme dello scorso anno. Tu durante la presentazione hai parlato di voler ripagare un debito dell'anno scorso. Sì, voglio pagare un debito relativo alla scorsa stagione, sia per quanto riguarda me, sia per quanto riguarda i ragazzi che comunque c'erano e che sono arrivati a un passo da un obiettivo che l'anno scorso sembrava insperato. Quindi vorrei provare a portare questa squadra ad essere tra quelle che si giocano il campionato, poi è chiaro che parlerà il campo come sempre. Si parte sabato, cosa ti aspetti? Sabato mi aspetto una partita scorbutica, come sarà scorbutico tutto il campionato, non ci saranno partite facili e non è una frase fatta. E sarà un campionato con tante pretendenti e tante squadre pronte, quindi già da sabato mi aspetto di dover dare battaglia e daremo sicuramente battaglia per provare a vincere. E torni a Sassuolo, perché c'è stata già una parentesi, con quali motivazioni ti affacci a questa nuova esperienza? Le motivazioni sono tantissime e sono contento di tornare in questa società, perché merita veramente un palcoscenico superiore della categoria che affronteremo quest'anno. Però bisogna conquistare tutto sul campo e sono tornato qua perché dopo la mini esperienza che avevo fatto si stava veramente bene, tutti gli ingredienti giusti per poter lavorare al massimo con una società competente, e i ragazzi li ho ritrovati tutti, quelli che abbiamo già fatto quel bel mini campionato, quindi sono contento di poter contribuire a far crescere soprattutto i ragazzi che hanno veramente tante qualità. Ecco appunto, diciamo che avrai un po' di un ruolo da chioccia se vogliamo, perché la squadra è veramente giovane e questo ti responsabilizza ulteriormente, no? Sì, assolutamente, sono orgoglioso e fiero di essere questa figura. Come detto prima, farò in modo di farli crescere. Per me questo sport è stato anche un lavoro e quindi mi farebbe piacere se qualche ragazzo seguisse tra virgolette le mie orme, perché è una bella disciplina e ti puoi togliere soddisfazioni. C'è da lavorare, però nessuno ti regala niente, quindi dobbiamo impegnarci, metterci sotto e lavorare. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Dalla redazione di Sassuolo Oggi, l'augurio di una buona serata. A lunedì.